non siamo troppo ammassati, ma mettiamoci tutti quanti qua. Adesso, prima di dare la parola alle associazioni e prima di ricordare i presenti, Petto Stefano Fuccelli, gli Animali Italiani, il Movimento di Sgarbi, Paolo Mocavero e gli altri, noi vogliamo soltanto, in accordo con la polizia, ricordare simbolicamente soltanto per un minuto, noi abbiamo però, devono vedersi gli animali, simbolicamente vogliamo ricordare con il sangue a Marone tutti gli essere uccisi. Allora io ringrazio, prendiamo tutto, ringrazio le forze dell'ordine alle quali facciamo un applauso a partire dal responsabile. Grazie, perché grazie a loro che noi siamo qui ad evitare che ci siano violenti e grazie alle forze dell'ordine che stanno con noi, perché il 90% di loro fa un ottimo lavoro ed è dalla parte di chi viene stuprato, violentato e ucciso. Immagino che anche l'ispettore capo che è qua si è incazzato perché la scorta non lo danno alle donne violentate e poi vengono uccise e la danno a un assassino. Quindi grazie ancora alle forze dell'ordine che sono sempre con noi, quasi sempre, 98%. Grazie, grazie mille. Io volevo dirvi due cose e poi diamo la parola agli altri. Due cose, la prima, dovete venire tutti in tribunale alla prima udienza, per favore, non dimenticatevi di Amarena l'anno prossimo. Lasciateci i vostri dati, andate sui social degli Animalisti Italiani, ma anno nuovo ci sarà il processo contro questo assassino. Dobbiamo essere centinaia, ispettore, il tribunale di qua è all'Aquila, è all'Aquila, dobbiamo essere in centinaia per dimostrare al giudice, ai magistrati, che noi non dimenticheremo mai Amarena e tutti gli animali ammazzati. Seconda cosa, tutti urliamo la galera, l'arresto, il carcere. Ok, non urlatelo, fatelo, fatelo, dobbiamo raccogliere centinaia di migliaia di firme che consegneremo alla Meloni il prossimo giugno. Abbiamo distribuito 200 moduli, scaricateli dal sito www.animalisti.it, ma non firmate solo voi, fate firmare amici, parenti, dobbiamo sommergere Meloni e quel buffone di Salvini di migliaia di firme di animalisti. Chiediamo la galera, 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 galera. Questa fascia nera è quella che potremo tutti in tribunale. Questo è il nero delitto, perché non c'è soltanto Amarena. Quel buffone di Fugatti venerdì, quel criminale, usatemi, vergognoso, ha firmato l'ennesima ordinanza per ammazzare un altro orso. Non so se faremo in tempo domani a fare ricorso, perché ci ha fregato, l'ha presentato venerdì, i tribunali sono chiusi, domani faremo ricorso subito, dobbiamo bloccarlo per l'ennesima volta. Ma sapete perché questo criminale fa tutto questo? Per farsi rieleggere alle provinciali a ottobre quando si vota. Non dimenticatelo, se qualcuno di voi vota Salvini o la Meloni sta fuori di testa, per favore, sono i nemici numero uno degli animali. Gli altri fanno schifo, non è che il PD è da meno, anzi, ma il primo posto per i nemici.
amici degli animali ci sono loro, facciamoli cambiare idea. Ora do la parola, quindi, se permettete, prima a Paola Pavone, che vuole leggere una cosa, e poi a Maurizio Lombardi e poi a tutti gli altri. Mi dispiace che i deputati siano andati via. Il sindaco, allora, caro sindaco di San Benedetto, lo dico ai giornalisti, ma dove cazzo stai? Il sindaco di Pescino stamattina ha partecipato alla manifestazione e ha comunicato che si costituisce parte civile. Il sindaco di San Benedetto ha detto, lo farò anche io, ma dove sei? Noi ti chiederemo da domani, e faremo mail bombing, una statua per la Marina qui. Stefano, in che giorno è stata uccisa Marina? In che giorno è stata uccisa? Il 31 agosto dell'anno prossimo dobbiamo venire qua in 3.000 con la statua. Se lui non la fa, la faremo noi in gesso e la pianteremo qua, legalmente e illegalmente. Ora per la parola a Paola Pavone e poi a Maurizio.